Ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video finalmente. Ho concluso questa ultima mia scultura e vi volevo far vedere non tanto come l'ho realizzata, ma l'utilizzo di due attrezzi che per me in questo caso si sono rivelati davvero fondamentali. Uno è la Ball Gouge dell'Arbotech, della quale ho già fatto una recensione, la trovate nell'elenco dei miei video già caricati. E l'altra ho usato. Altro attrezzo è questo bellissimo disco a raspa che si trova in commercio, ad esempio, in tante ferramente attrezzate per la scultura o per esempio anche su internet. Vi lascerò di questo dei link. E, questa è una misura media, c'è anche di misura più grossa, quasi come un disco normale da flessibile, e anche ancora più piccola. In questo caso la misura media è quella che va per la maggiore, che si usa veramente per fare qualsiasi cosa. Ha questi dentini seghettati e ovviamente ha un senso di andamento, quindi praticamente come vedrete poi nei video bisogna sempre cercare di tirarla o verso di sé o verso, diciamo, la parte opposta in cui girano i dentini per portare via meglio il legno. In questo video voglio farvi vedere quindi non solo la realizzazione di questa bellissima scultura che mi è stata chiesta, di questi due bellissimi cani, però più che altro farvi vedere quanto questi due attrezzi, per quanto semplici di utilizzo, sono stati fondamentali per me per fare il lavoro in maniera precisa, ma soprattutto ridurre i tempi di lavoro. Pertanto, come ripeto, per la pallina dell'Arbotech ho già fatto un video, vi consiglio di andarlo a guardare. Sono attrezzi che non costano poco, ma che però è un metodo alternativo per sgrossare le sculture, per quindi arrivare a un punto in cui dopo poi si usano, come vedrete anche nel video, i normali scalpelli, le normalissime sgorbie, perché poi i dettagli sono fondamentali e quindi bisogna farli con molta più precisione, quindi sgorbie, sgorbiettine quelle piccole, oppure anche a volte il Dremel, sono più indicati. Come al solito, se vi è piaciuto il video mettete un bel like. Chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Vi saluto e vi auguro una buona visione.